Inter batte Sassuolo 3-0 con gli stessi uomini, o quasi, che si sono visti contro il Real Madrid. Uno allora si ferma e dice: Cazzarola, ma allora com'è possibile? In realtà, ragazzi, non vi lasciate ingannare dal fatto che abbiamo giocato con la stessa squadra. Io sarei partito comunque con scelte diverse, non mi nascondo assolutamente, e sono chiaro nel dire questo. Ma ho visto un approccio non mentale, ma proprio tattico diverso nella partita. Contro il Real Madrid, fase di non possesso, due punte e un trequartista a pressare alti, anche senza senso, molte volte, e scoprire sempre la tre quarti, dove il Real Madrid ci infilava facilmente. Oggi cosa abbiamo fatto? Più saggiamente, se vuoi giocare con questi uomini, se vuoi giocare con questi uomini, ripeto e sottolineo, con i Darmiani, i Gagliardini, la gente di quantità. Oggi l'Inter semplicemente si è abbassata, ha fatto più densità, ha messo Barella davanti la difesa, che è uno che ha intensità, a coprire quella zona di campo dove i giocatori tecnici, come quelli del Sassuolo, ti possono far male. Vidal non ha fatto il trequartista oggi, ha fatto la mezzala destra, Gagliardini la mezzala sinistra, Darmian, che è un giocatore che può fare, sa fare quel lavoro, non Hakimi. Hakimi, se tu prendi Hakimi, gli fai fare Hakimi. Se vuoi che Hakimi faccia Darmian, è un'altra storia. Con questi uomini, giocare di rimessa va bene. Lo puoi condividere o meno. Si può parlare all'infinito di sta storia, ne abbiamo parlato in settimana, lo puoi condividere o meno. Ma se giochi di rimessa, se vuoi giocare con certi giocatori, giocare di rimessa è giusto. È giusto. Però ci ha messo una buona soluzione. Barella davanti la difesa. La difesa oggi non è stata mai scoperta, non è stata mai esposta alle infilate centrali, mai. Oggi era 3-5-2 puro, non 3-4-1-2 con un pressing disorganizzato con due punte, il trequartista che si alzava, il mediano si alzava e si creavano voragini in mezzo al campo dove il Real Madrid ci ha affettato. Guardate che Sassuolo e Real Madrid ovviamente non sono la stessa roba, eh. Non sono la stessa roba, ma dal punto di vista tecnico sono squadre che giocano palla a terra, palla a terra. L'Inter, oggi Conte, che io critico molto e non mi nascondo, oggi Conte saggiamente ha schierato una squadra più quadrata, ripeto, se vuoi giocare con questi giocatori. Poi entriamo nel dettaglio nella gestione di Hakimi. Entriamo nel dettaglio della gestione di Eriksen, entriamo nel dettaglio della gestione della gente tecnica, che questa è un'altra roba e lo sapete come la penso. Però Sassuolo Inter di oggi ci ha spiegato semplicemente che se vuoi giocare con questa gente qua, gente operaia, Darmian, Gagliardini, gente di sostanza, un centrocampo del genere senza fosforo, almeno metti i giocatori nel loro habitat naturale, difendere e contropiede, difendere e contropiede. Se vuoi provare a fare tu il gioco con questa gente qua, non ci riuscirai mai. Mai e poi mai. Mai e poi mai. Con Real Madrid è una partita che dovevi vincere, è stata impostata per me in maniera sballata. Oggi l'Inter ha giocato sul gioco del Sassuolo. Se andate a vedere il possesso palla, Sassuolo avrà più del 60%. L'Inter ha fatto densità e contropiede. Barella a protezione della difesa. Barella per me è una mezzala. Però Barella, anche al Cagliari a volte ha fatto quel ruolo davanti alla difesa di filtro, e Barella quel ruolo te lo può fare perché? Perché a corsa può coprire bene la difesa. Vidal oggi ha fatto la migliore partita da quando è all'Inter. Io quando dico che Vidal da quando è qua all'Inter non è stato sfruttato bene, è perché Vidal pochissime partite ha giocato mezzala, ragazzi. Oggi Vidal da mezzala, con una squadra ovviamente con un progetto tattico più quadrato, ha giocato bene. Oggi ha giocato bene addirittura Gagliardini, ha fatto un grandissimo gol. Questo per carità. Adesso non è che dobbiamo scendere per strada a fare festa con i bandieroni. Ho sentito anche cosa ha detto la società, Zhang. Si capisce che l'Inter va avanti, deve andare avanti con Conte, perché deve, dal punto di vista economico, ragazzi, abbiamo capito che privarci di Conte non sarebbe sostenibile come roba, no? Andiamo avanti con Conte, va bene, andiamo avanti con Conte. Però allora da Conte io ho chiesto solo questo: intervieni, cioè o cambi o veramente non ha senso, non aveva senso andare avanti così a sfracellarsi. Queste scelte a me non piacciono, è un Inter che dal punto di vista del gioco non è entusiasmante, ha la qualità per giocare molto meglio, ha i giocatori per giocare molto meglio, ma almeno un Inter che ha avuto un senso logico.
È un Inter che ha avuto un senso logico. Pronti via, facciamo due gol, quindi la partita si mette in discesa. Assolutamente, lì Consigli che scivola, il tiro di Vidal che trova il rimpallo, ma ogni tanto un po' di culo pure noi. Abbiamo fatto un tiro, due gol praticamente oggi, fino al 2-0, poi abbiamo avuto anche le occasioni per fare gol in contropiede. Contropiede, gol di Gagliardini, ha fatto anche un gran bel gol. Gran bel gol, guardate, Gagliardini io lo critico, ma se fa un gran bel gol io lo dico, Gagliardini ha fatto un gran bel gol. Conte, io lo critico perché non condivido certe scelte, però se Conte mette una squadra con un senso logico in campo, lo dico, Conte oggi ha messo una squadra con un senso logico in campo. Se Conte vuole giocare con la gente operaia, va bene pure che giochi così. Questo modo di giocare ci porterà a vincere qualcosa a fine stagione? Secondo me no, però almeno un Inter che ha un senso logico, no? Se vuoi dare delle certezze alla squadra, almeno va bene così, poi addentriamoci per bene. Secondo me l'Inter potrebbe giocare anche con lo stesso atteggiamento tattico, quindi questa difesa, questo pressing più coordinato, senza esporsi molto, lasciare spazi in mezzo al campo, magari inserendo un po' più di qualità nello scacchiere, no? Per me Hakimi può Darmian ha giocato benissimo, eh. Darmian ha giocato benissimo, perché Darmian è stato messo nel suo habitat naturale. Partita di quantità, attento su Boga, ha fatto buonissime cose. Secondo me è un peccato però, ragazzi, non sfruttare bene Hakimi, non sfruttare bene Eriksen, non sfruttare bene i giocatori di qualità, perché alla fine cosa ti rende una squadra più forte? L'abbiamo detto tutta questa settimana, è la qualità, la qualità. Quindi va bene i 3 punti, va bene che almeno ho visto un Inter con un piglio diverso dal punto di vista agonistico, mentale, va bene tutto, però vorrei vedere un po' più di qualità in questa squadra, vorrei vedere un po' più di qualità per essere un po' più forte. Poi fin quando vinci va bene, oggi almeno guardate, con Real Madrid ho detto, se tu devi giocare 3-5-2 per non dare solidità alla squadra, che senso ha? Oggi la solidità c'è stata, ma perché è stato un Inter più accorta. Un Inter più accorta, un Inter che ha giocato più sulle debolezze dell'avversario. Non si tratta che l'Inter doveva fare la partita, abbiamo giocato sul gioco del Sassuolo. Poi i problemi inizieranno magari quando dovrai tu fare la partita con certa gente. Allora sì che ti servirà più qualità. Oggi il Sassuolo si sapeva che ti avrebbe lasciato spazi in contropiede perché il Sassuolo attacca con tanti uomini, però anche tu saggiamente, vedendo anche le partite che il Sassuolo ha fatto contro di noi, quei contropiedi 3 contro 3, tu l'uno contro uno contro i loro attaccanti non gliel'hai lasciato mai. Siamo stati, ripeto, anche favoriti dal fatto che abbiamo fatto due gol subito. Eh? Due gol subito pronti via è una manna dal cielo. Non ci è mai successo quest'anno. Eh? Quindi il copione tattico della partita è stato favorito da questo. Però, ripeto, vuoi andare avanti col 3-5-2, si deve andare avanti con Conte, va bene. A patto che l'Inter abbia un senso logico. 3-5-2 per non subire ha senso, ma se tu devi prendere valanghe di gol, allora a quel punto rivedi le tue scelte. Questo era il senso logico di tutto quello che è stato detto in questa settimana. Secondo me, a chiusura di questo video, è comunque un peccato che certa gente non venga vista. Oggi ha fatto panchina anche Hakimi, eh? Hakimi, Eriksen, iniziano ad essere un po' troppi giocatori di qualità messi lì per comunque continuare a giocare questo tipo di calcio, tutto qua. Poi a livello individuale, Lautaro oggi per me ha fatto una grandissima partita, anche Sanchez, si sono sbattuti tantissimi due attaccanti. A livello di quantità, Darmian bene, tutti i centrocampisti bene. Barella, guardate che oggi ha toccato pochissimi palloni, ma Barella oggi ha fatto una partita importantissima per filtro davanti alla difesa. La difesa non è stata mai esposta alle imbucate per la posizione di Barella lì davanti alla difesa. Gagliardini in questo modo di giocare gioca bene. Vidal, la prima partita praticamente o quasi da mezzala, ottima partita per me. Skriniar, De Vrij e Bastoni in una difesa più compatta e più raccolta hanno giocato bene, anche se sono giocatori che magari potrebbero giocare a 4, però se tu dai campo a Skriniar a difendere uno contro uno, Skriniar va in affanno. Così come De Vrij magari. Se invece fai una partita un po' più accorta,
certi giocatori soffrono di meno le infilate continue di quei giocatori rapidi, come possono essere Boga, Berardi. Quindi dal punto di vista tattico, oggi l'Inter bene, oggi anche Conte è bene. Guardate, lo dico tranquillamente, tranquillamente. Non mi nascondo, in settimana ho detto Conte cambia o è giusto pensare a cambiare Conte. Non mi nascondo, ragazzi, ma non mi nascondo assolutamente. Si deve solo capire fino a che punto ci porterà poi questa idea di calcio, giocare in maniera così, di rimessa, sporca, con i giocatori di quantità preferiti a quelli di qualità. Se vuoi giocare con la gente operaia, gioca di rimessa. Se vuoi fare la partita, devi giocare con la gente di qualità. È inutile, ragazzi, tutto qua. Credo di essere stato chiaro. Ragazzi, parola a voi, fatemi sapere la vostra nei commenti sotto questo video, che cosa ne pensate di questo Sassuolo Inter 0-3. Ovviamente adesso non direi di far festa e far finta che non sia successo nulla in tutto questo tempo, però comunque dei miglioramenti, almeno dal punto di vista tattico, dal punto di vista dell'attenzione mentale, oggi ci sono stati, è innegabile, innegabile, il doppio vantaggio ci ha messo la strada in discesa, è altrettanto innegabile, però la squadra oggi è stata sul pezzo. Questo è sinonimo che comunque lo si voglia o meno, la squadra è con Conte, almeno quelli che vengono sempre interpellati. Io non ho il dubbio che Gagliardini non sia con Conte, che Vidal non sia con Conte. Sta gente qua è con Conte. Io sono preoccupato di chi non gioca. E per me quei giocatori lì ti potrebbero dare una grossa mano, ti potrebbero fare assolutamente comodo. Tutto qua. Vedremo. Speriamo comunque di non vedere casi Hakimi, eccetera, eccetera. Fin quando vinci va bene così. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre ama. Ciao ragazzi.